Gentili telespettatori, l'esterna 2 di Telegolfo, coadiuvata da Tiziana Palombi e Giuseppe Romano, vi danno il benvenuto al Pala Borrelli per quella che sarà un'altra stagione di appassionante basket della Pala Spicchi, con lo Scauri e il Teramo pronti per giocarsi la seconda gara di questo campionato. Andiamo subito a vedere le squadre in campo. Per la squadra del Teramo scendono in campo con il numero 3 Francesco Papa, 5 Stefano Di Pietro, 7 Enrico Gaeta, 8 Lorenzo Nolli, 9 Simone Salamina, 10 Simone Lucarelli, 11 Andrea La Gioia, 16 Federico Angelini, 18 Daniele Tommasello e 35 Gennaro Tessitore, agli ordini di coach Piero Bianchi. Il suo vice è Massimo Gramenzi. Il Basket Scauri, formazione di casa, alla quale è tornato alla guida il timoniere Enrico Fabbri, scende in campo con il numero 0 Victor Osmatescu, il 5 il capitano di tante battaglie Dante Diciotti, numero 6 Francesco Pimpinella, 8 Santiago Boffelli, 10 Daniele Mastrangelo, 12 Enrico Merella, 13 Nicola Marcus, 14 Andrea Lombardo, 15 Luca Antonietti e 23 Angelo Luzza. Il coach l'abbiamo già nominato, Enrico Fabbri, il suo vice è Vincenzo Pontecorvo. Un ritorno sulla barra di comando per Enrico Fabbri, autore dello scorso anno di una stagione magistrale nelle fila della Fabiani Formia, mentre sono rimasti fedelissimi Dante Ricciotti, capitano di tante battaglie, fresco sposo, questa è la novità di questa stagione. Un grosso augurio va a lui, lo rinnoviamo come già abbiamo fatto altre volte. È rimasto anche Santiago Boffelli dalla scorsa stagione, Andrea Lombardo, anche lui eroe di tante stagioni con la canotta dei Delfini. Il resto, oltre ai giovani Pimpinella, Varga, che sono delle riconferme che stanno crescendo nel corso degli anni, sono tutte delle novità che devono per forza sorprendere. Gli arbitri della gara per completare il quadro delle presentazioni, Barillari Stefano e Dario Di Gennaro della sezione di Roma. Tutto pronto per la palla a due tra le due formazioni che al momento sono a bottino pieno, 2 punti in classifica. Lo Scauri Corsaro nella scorsa giornata è andato a vincere sul campo della Stella Azzurra Viterbo. Una bella nota è stata quella dei bambini all'ingresso in campo, hanno accompagnato i giocatori delle due formazioni come spesso accade in altri sport. Una bella nota perché li rende partecipi di quella che è la realtà e di quella che è la realtà del palazzetto la domenica, ma all'ora di punta, all'ora in cui gioca la prima squadra. E perché no, speriamo di vederli in futuro proprio questi bambini giocare con la canotta dello Scauri. Non hanno perso molto nemmeno gli sconvolti lì alla destra della nostra postazione, inquadrati in questo momento dalla nostra telecamera. Più che mai in forma i tifosi scavesi, ormai conosciuti su tutti i campi di Serie B per la propria verve e per il proprio calore. A scoprire i quintetti c'è già Mastrangelo, Boffelli, Osmatescu,
sul parquet vengono raggiunti dal numero 15 Antonietti e arriverà anche Dante Ricciotti. Dall'altra parte Tessitore col numero 35, col numero 11 La Gioia, col numero 3 Papa, 16 Angelini e 18 Tommasello. Subito in campo quindi Tommasello, l'ex di Campi ed Eurobasket Roma. Per lui un bel duello con Osmatescu. Intanto il primo pallone per Scauri, sarà Ricciotti a impostare. Scauri che gioca con la maglia bianca della nuova stagione, ha perso un po' quelli che sono i richiami al blu, se non soltanto per i numeri. Ricciotti imposta per il tiro che è di Boffelli e porta i primi tre punti. Bagna con una tripla Santiago Boffelli, questo debutto 2016-2017. Tanto già la squadra in maglia rossa dall'altra parte. Marcare alto il numero 15 Antonietti. Tessitore prova a prendersi la strada per il tiro, nulla a fare, preferisce rimboccarsi all'indietro e ripartire. Tessitore allora cerca il terzo tempo, va al tiro, Antonietti non riesce a chiudergli lo specchio del canestro, nulla a fare, allora può ripartire la squadra di casa. Ricciotti, passaggio ancora ad allargare il gioco con Massangelo, poi arriva ancora un tiro di Boffelli che toglie la polvere e addirizza la retina. Subito a ripartire Teramo con il proprio numero 16 Angelini, lo marca tutto campo Ricciotti. Poi c'è il primo fallo in giornata da parte del numero 15 scaurese Antonietti. Pallone gestito da Teramo, la penetrazione, lo scarico fuori per Papa, buon tiro, lo scocca solo Ferro, poi Massangio non riesce a conquistare il pallone sul rimbalzo, nulla da fare per la squadra ospite. Arrivano però i due punti, c'è stato un tocco in fase di tiro. Primo fallo, se non vado errato, per Osmatescu. Allora un tiro aggiuntivo che dà la possibilità alla Gioia di trovare il canestro, nulla da fare. Allora nulla, torniamo a zero, reset. Nessun punto segnato, rimane a 2 il Teramo, adesso sale a 3 e due tiri. Il fallo dovrebbe essere stato di Osmatescu. Si riparte allora per Ricciotti. Ricciotti si incunea, poi preferisce ritornare indietro. Boffelli, più ispirato dei suoi, innesca Osmatescu. Va subito a realizzare il numero 0. Erano anni che non si vedeva una canotta numero 0 sul parquet di Scauri. Tanto bellissimo il pallone recuperato da Antonietti che va a volare, si prende il fallo più canestro per lui da parte del numero 3 Papa. Ottima la giocata di Antonietti. La possibilità di arrotondare 10-3. Vediamo se Antonietti può portare a 11 e così realizza con comodo. Allora può ripartire la squadra guidata dal numero 16 Angelini, il Teramo. Con Angelini scappa bene alla guardia di Ricciotti. Pallone di ritorno da parte di Tommasello. Giro palla che mette in azione Papa. Il tiro di Papa forse ostacolato, può ripartire per lo Scauri, non c'è fallo sul direttore di gara. Il tiro di Boffelli, ancora una bomba che vale altri tre punti e obbliga coach Bianchi a chiamare il time out immediato. Un inizio scoppiettante quello dello Scauri,
che veramente non ha lasciato ossigeno alla squadra ospite. Termina il tempo a disposizione, lo stop and go a disposizione dei due coach. Allora è tempo di tornare in campo. 14-3 il punteggio che indica il tabellone del Palaborelli, quando mancano 7:24 per chiudere questo primo quarto, dove Teramo almeno per il momento non è riuscito a prendere le misure a uno Scauri quasi scoppiettante che gioca sulle ali dell'entusiasmo. Sarà Papa a mettere il pallone in gioco. Angelini prova a scappare a Ricciotti, il passaggio è obbligato sul tessitore. L'ex Montegranaro va a impostare, tessitore dai e vai con Papa, tiro poi dalla lunga distanza e una tripla che fa balzare il Teramo a 6 punti. Riparte Ricciotti, prese con il dirimpettaio Angelini, poi il passaggio a mettere in movimento lo Smadescu, sotto per Boffelli, si gira e tira, forzato il tiro, infatti Boffelli non riesce a trovare la via del canestro. Allora Angelini subito dall'altra parte, tutto chiuso, Papa a cercare Tommasello, si libera di Osmadescu, arriva il pallone dentro, altri due punti, 14-8, ne affanno adesso Scauri che subisce praticamente due canestri consecutivi. Ricciotti prova a mettersi in moto, Antonietti, Osmadescu, forse Tommasello, non con le buone su di lui, Mastrangeli ancora perso, Ricciotti voleva il pallone di ritorno, Mastrangeli si incunea, Ricciotti spara fuori per il tiro di Antonietti che porta solo al ferro, poi Boffelli, Mastrangeli chiama lo schema, Ricciotti, negli ultimi anni Ricciotti ha perso un po' quello che era uno dei suoi punti di forza, cioè il tiro dalla lunga distanza, mentre termina il tempo a disposizione dello Scauri che non è riuscito a trovare la via del tiro. Allora valzer di cambi mentre si va in panchina, uscirà il numero 16, entrerà il numero 9 per Teramo, quindi Salamina in campo, mentre Angelini andrà a riflettere un po' in panca. .58, praticamente passato due minuti dall'ultimo timeout, siamo sul 14-8. Si fanno sentire i tifosi scauresi, c'è comunque un buon numero di tifosi del Teramo. Torna subito lo Scauri in campo, mentre coach Bianchi si attarda un po' con i suoi. Sarà Salamina a dover guidare adesso il gioco della squadra ospite in maglia biancorossa. Teramo è una new entry di questo girone. Tessitore mette in movimento subito il pallone, quella consegnata al numero 9, Salamina, muovere per Tessitore, prova a prendere spazio a Boffelli, Tessitore, l'appoggio verso Tommasello, non riesce a trovare la via del canestro, poi da Gioia chiedeva il fallo, nulla a fare secondo il direttore di gara, Mastrangeli si blocca, viene perno, Smadescu, soluzione più comoda, prova a farsi largo il numero 0 di Scauri, nulla da fare per lui, Bianchi chiama di gran lena i suoi all'intersezione dall'altra parte, Salamina si blocca sull'uscio, alle prese con Ricciotti, arriva Tessitore, l'appoggio a cercare la Gioia, Papa con la Tessitore, non si supera però il varco dell'area della campana scaurese, Tessitore cerca la lunga, solo ferro sotto Tommasello, alla meglio
alla fine trova però un fallo da parte di Ricciotti, mentre arriverà il cambio. Fuori Osmatescu, dentro Marcus, primo fallo anche per Dante Ricciotti. Due libri allora per Tomasello. Primo tiro, pallone che si insacca per lui. Seconda possibilità allora per il numero 18 di Casa Teramo. Solo Ferro fa buona guardia alla squadra in maglia bianca dello Scauri. Può partire Ricciotti. Pronto ad entrare anche Lombardo. Ricciotti porta a passaggio il pallone, non trova soluzione. Dai, vai con Antonietti. Sotto si era proposto Mastrangeli, ha letto bene Papa però. Tessitore subito dall'altra parte. Ultimo tocco scaurese. Fuori Mastrangeli. Dentro Lombardo. Mastrangelo, numero 10 di questo Scauri. Cambia un po' le carte in tavola. Faccio Fabri, visto che Lombardo è un'ala, Mastrangelo è un ruolo di guardia naturale. Può comunque la squadra di Coach Fabri cambiare forma in qualsiasi momento, anche perché ci sono ottime soluzioni, come vediamo adesso Marcus a marcare Tomasello, quasi a fare da pivot. Intanto qui gioca bene Teramo con Papa sotto canestro, 14-11. Scauri è fermo con le quattro frecce ormai da un po'. Ricciotti si libera Boffelli, il tiro scocca il dardo, solo Ferro per lui. Da quando si è spento Boffelli non stanno arrivando canestri per Scauri. Allora Salamina, mezzo a due, riesce a passare poi Mastrangeli, anzi Tessitore. Fuori il pallone per una tripla che vale l'aggancio, 14 pari. Pallone appoggiato per Antonietti. Boffelli, Lombardo, buon il pallone per lui, poi Marcus, fuori ancora per Ricciotti. Il tiro di Ricciotti, insaccare Antonietti, prende l'ascensore, insacca il nuovo vantaggio di Scauri, 3-24. È pronto a rientrare Mastrangelo per Coach Fabri. Ricciotti per poco non ruba il pallone, l'arbitro ha visto un fallo da parte di Salamina, primo fallo anche per Simone Salamina. Fuori Boffelli, dentro Mastrangelo. Rimettere il pallone, ci penserà Andrea Lombardo. Può ripartire Ricciotti. Piccolo trotto per Dante Ricciotti. Appoggio per Marcus, finta di tiro, poi Mastrangelo si perde il pallone. Nulla da fare per lui. Scauri concede il pallone a Teramo, 16-14, 3 minuti da giocare. Riparte Teramo con Salamina, la gioia. Arriva Tessitore, per poco Mastrangelo ruba la sfera, ancora Tessitore. Fa vedere la propria verve Tessitore, poi Tommasello sotto, Marcus ruba il pallone. Può ripartire Ricciotti, 2:37 da giocare. Ricciotti a passeggio con la sfera, fuori a cercare Lombardo il pallone, il tiro che trova solo Ferro, Marcus sotto, è tagliato fuori da Tommasello. Ultimo tocco però per Teramo, quindi pallone che sarà da giocare ancora una volta per la squadra in maglia bianca, mentre va fuori Tommasello. Va dentro il numero 7, si tratta di Enrico Gaeta. Pallone per Antonietti che non tira. Lombardo raffredda un po' il pallone Lombardo, poi ci pensa su due volte, tira solo Ferro in mezzo a Mastrangelo, gli ruba il pallone per il Tessitore, scappa via Ricciotti, scontro Papa Lombardo, però il Tessitore fa tutto solo e mette a segno il 16 pari.
Nulla da reclamare per le due formazioni, almeno su quella che è stata l'ultima azione. Antonietti, arriva Ricciotti, tanto frana a terra Mastrangelo e c'è il fallo di Tessitore. Che va a spiegarsi con il direttore di gara. Fatto sta che arriva il fallo per il numero 35, paletta numero 1 anche per lui. Quarto fallo, anzi terzo fallo di squadra per Teramo, già 3 scauri. 1.46, Mastrangelo, passi per lui. Gaeta in battuta, Marcus a cercare di togliere spazio, subito il pallone battuto per Salamina. Da quando è entrato ha cambiato un po' l'economia della gara, almeno per questo primo quarto da parte di Teramo. Salamina, Tessitore, allarga per Papa, sotto a cercare la gioia, la ripresa con Lombardo, corpo a corpo che comunque concede il tiro per la squadra di Teramo. Può ripartire Ricciotti. Ricciotti passeggia col pallone, pronto ad entrare Merella per Scauri. Ancora un pallone per Lombardo, scorrono i secondi, bisogna pensare a tirare. Mastrangelo si propone in avanti, 4 secondi per tirare, arriva un tiro forzato, solo Ferro. Lombardo per un attimo recupera il pallone, poi arriva la contesa per Papa. Comunque avrà il pallone visto che primo appeal al pallone è stato per Scauri. Dentro Ricciotti, fuori, anzi dentro Merella, fuori Ricciotti, dentro Luzza, fuori Antonietti. Debutta anche Luzza, ex Fondi, ultimo acquisto di questo Scauri. Luzza giovanissimo, classe 95, scorso anno in forza al Fondi. Tanto Merella prova a dar problemi al diretto avversario, si procura il primo fallo per lui in gara. Schema di Teramo, il tiro vale il sorpasso e per la prima volta è sotto Scauri. 16-18, pallone allargato per Luzza. Iniziativa in solitaria, fuori sull'asse per Merella. Marcus, dai e vai. Quella per Merella. Tutto chiuso. C'è un pressing altissimo da parte della squadra ospite. Mastrangelo va al tiro, il suo gancio, nulla da fare. Gaeta libera la propria area di competenza. Può ripartire da Tessitore. Con calma, mancano solo 15 secondi. Tessitore nasconde il pallone a Mastrangelo. Tessitore prova a liberarsi, scarica il cronometro, va al tiro a lunga distanza, solo Ferro. Luzza, il pallone è suo, ma la sirena dice che può bastare così. 16-18 a concludere questo primo quarto, con Scauri che praticamente è fermo dal 14-8. Tutti in campo pronti per ricominciare a giocare. Si atterra un po' Tessitore. 16-18, quando praticamente Teramo ha messo la freccia da pochi secondi. Boffelli, Merella, Luzza, Marcus e Mastrangelo, questi 5 in campo. Solo Boffelli, giocatore dello scorso anno, per gli amanti della statistica. Luzza, l'appoggio proprio sul numero 8, si propone Mastrangelo, servito, poi appoggio su Marcus, fuori per Merella. Merella, pallone strappato via da Papa, che può prendere praticamente l'autostrada dall'altra parte. Poi Papa frana a terra contro le protezioni, si rialza Papa, nulla di grave. Bianchi praticamente è volato a bloccare
proprio staff tecnico che già stava intervenendo su sul giocatore Fernando Terra Papa. Tanto c'è un fallo, credo sia di Luzza, lo segniamo a lui, ma non ce ne voglia il buon numero 23. Tiro di Papa, primo pallone dentro, seconda possibilità. Papa, nulla da fare sul secondo tiro, 1 su 2, 16-19. Scauri che è sotto di 3 adesso. Merella, Buffelli cerca il tiro da 2, solo Ferro. Marcus si avventa sul pallone, prima arrivare, poi Mastrangelo. Merella chiama lo schema ai suoi. Ora Merella manda fuori tempo Salamina. Il tiro quasi da casa di Mastrangelo, nulla da fare. Poi Marcus travolge Tommasello, pallone ancora giocabile però. Vuole partire la squadra ospite. Serie di tocchi e alla fine l'arbitro punisce Salamina per aver atterrato Merella. Fallo di Salamina. Allora Bianchi chiama il doppio cambio. Dentro il numero 16. Si tratta di Angelini, fuori Salamina, secondo fallo per lui. Dentro il numero 11, La Gioia, fuori Tessitore che va a rifiatare dopo aver giocato praticamente tutto il primo quarto. Boffelli, passaggio per Merella. Merella allarga per Mastrangelo, alle prese con Papa. Vuole il movimento Mastrangelo. Merella, partono i blocchi in aria. Parte Mastrangelo, poi c'è un fallo di sfondo per lui. Nulla da fare per il numero 10. Secondo fallo per Mastrangelo, allora era lui l'autore del fallo, non Luzza. Pallone da giocare per Teramo, mentre praticamente il tabellone dice 8-43, 16-19. Gaeta lo mette in movimento per il non entrato numero 16 Angelini. Angelini porta a passeggio Merella. Con Angelini allarga Teramo con Gaeta, alle prese con Luzza. Ma Gaeta il tiro di esperienza, si conquista spazio e canestro. Pronto ad entrare anche Tommasello, mentre Scauri manda sul cubo dei cambi il numero 15 Antonietti. Si arriva di Mastrangelo, allarga per Boffelli, finta di tiro. Poi Mastrangelo al tiro, solo Ferro ancora una volta. Scauri che non sta avendo precisione dai tiri, sicuramente la percentuale dalla distanza sarà bassissima. Tanto arriva ancora un canestro. Time out, tutti in panca perché il tabellone dice 16-21, con uno Scauri fermo con le quattro frecce ormai da troppo tempo. Coach Fabbri sta studiando le mosse. Adesso è lì inginocchiato come coach Bianchi del resto a dare indicazioni ai propri giocatori. 16-23 il punteggio, 7-56 da giocare. Si fa sentire coach Fabbri. Si torna in campo. Sarà Boffelli a mettere in gioco la sfera, con lo Scauri che praticamente è sotto di 7 punti a 7, quasi 8 minuti dalla serena lunga. Può ripartire Diciotti, lo attende Angelini. Pallone servito per Antonietti. Boffelli, l'apertura a cercare Diciotti. Diciotti prova a sfruttare il blocco di Marcus. Antonietti per Boffelli,
trova spazio, poi nulla a fare per Antonietti. Gaeta si prende il pallone, Gaeta commette passi, ha suggerito l'infrazione all'arbitro Boffelli. Pallone è giocato già per Antonietti, Boffelli per seminare avversari, il tiro di Boffelli ancora una volta nulla da fare per il numero 8 che sembra aver messo la mano in congelatore in questo frangente, nasconde il pallone alla gioia, pallone per Gaeta, poi Lucarelli, nulla da fare per lui, Marcus commette fallo. Fallo per Marcus, primo fallo dovrebbe essere per il giocatore Canotta, anzi giocatore che viene richiamato da Canotta numero 13 in panchina, mentre va fuori Lucarelli, torna dentro Tessitore. Tornata in campo Smatescu, anche perché facce bianchi a sia Gaeta che Tommasello in campo. Gaeta il tiro solo ferro per lui. Seconda possibilità allora per il numero 7. Pallone che si insacca questa volta, sale a 24 la squadra ospite. 8 punti di divario. Ricciotti, Osmatescu, Antonietti. Legato il pallone verso Ricciotti, ancora Boffelli, il blocco di Osmatescu, Boffelli allarga per Ricciotti, allarga il tiro, Mastrangelo trova una tripla, volevo dire finalmente, anche perché Scauri non segnava ormai da un bel po' di minuti. 19-24, Gaeta ripresa con Antonietti, larga per Tommasello, poi il pallone gestito da Angelini, mette in movimento Tessitore, Tommasello sotto in profondità, tutto chiuso, ultimo tocco di Boffelli. Sarà il numero 16 Angelini allora a battere il pallone sotto il canestro di Scauri, che è già gravato da 3 falli, mentre c'è un richiamo per la panca scaurese. Pallone giocabile, Tessitore si propone, servito il tiro di prima intenzione, nulla a fare, termina il tempo a disposizione, potrà giocare la squadra di casa mentre Tessitore si fa sentire, lui che ha calcato i campi di Serie 2. Montegranaro e Trapani. Tanto il pallone giocato da Scauri, Ricciotti va a sfruttare il blocco, appoggio per Antonietti, Gaeta subito aggressivo, tutto chiuso, si perde il pallone Antonietti, Tessitore allora in 3 contro 1 e può tranquillamente mettere dentro Tessitore, lo Scauri preso in contropiede in questo frangente. 19-26, Ricciotti, si muove Boffelli, servito su di lui Tessitore, ancora Boffelli prova a allargarsi, scivola per un attimo, poi il pallone non trova un padrone se non in Gaeta, riparte Tessitore, però Tessitore prova a prendersi un varco, l'appoggio comodo per Tommasello che trova il fallo più canestro, il fallo dovrebbe essere di Osmatescu, vediamo numero 0, quindi Osmatescu, secondo fallo personale per lui. Tommasello che potrà arrotondare allora il proprio bottino, siamo sul 19-28 a 5 minuti e 08. Parte il numero 18. Tiro Tommasello, solo ferro. Nulla a fare, carica comunque Coach Bianchi, il suo giocatore,
Mentre è pronta un'altra carta, rientrerà Papa. Pallone gestito da Scauri, ma strangia per Osmadescu. Diciotti, il tiro dalla distanza, dentro per Mastrangelo. Ancora una volta ci pensa lui, 22-28 per Mastrangelo, dentro Papa, fuori Gaeta. Scauri sotto di 6, mentre si è già ripartiti con il numero 16 Angelini. Passaggio a cercare la gioia. Tessitore si prende il pallone, dà il filo da torcere a Boffelli. Osmadescu prova a uscire, Boffelli chiude il passaggio, ma il pallone torna a Tessitore che va al tiro direttamente. Due punti per lui, 22-30. Teramo che al momento si sta imponendo su questo perché. Mastrangelo marcato a uomo. Pallone arriva a Osmadescu. Ricciotti si prende il pallone. Mastrangelo sfera per lui. Tessitore commette fallo su Boffelli. Anzi no, è La Gioia. Fallo di La Gioia, primo fallo per lui, che va a riflettere in panca, lasciando il posto al numero 9 Salamina, che comunque è aggravato da due falli. Ricciotti a mettere il pallone, 14 secondi a disposizione. Mastrangelo, finta di tiro, tutto chiuso. Allora Boffelli, arriva a Tessitore su di lui, allarga per Ricciotti. Mastrangelo seguito dal proprio marcatore, si tratta di Angelini, lo stesso che si prende il pallone, l'appoggio per Papa che non riesce nella conclusione, libera bene sotto Antonietti. Può ripartire Scauri con Mastrangelo, l'appoggio per Osmadescu che si fa stoppare da Papa, poi trova il fallo di Tomasello. Non è stato lesto Osmadescu, un po' macchinoso sotto canestro in questo frangente. Fatto sta che ha costretto Tommasello a commettere il primo fallo di gara per lui. Si presenta allora la lunetta Osmadescu, due tiri a disposizione per lui a 3.42, 22.30. Vediamo se riesce a portare a meno 6 Scauri. Primo tiro di Osmadescu, pallone dentro. Scuola, viola Reggio Calabria, Osmadescu. Fin dalla giovane età, di origine moldava, ma praticamente di formazione italiana, Osmadescu. Può ripartire Angelini. Passaggio per Tommasello, dai e vai, praticamente quasi tutti i giocatori del Teramo toccano il pallone in questa azione. Tessitore, raffredda la sfera. Occhio al movimento, pallone in mezzo, buona la stretta, la scelta di Mastrangelo, poi Boffelli prova a tagliare il campo, fuori per Mastrangelo, va al tiro da tre, solo Ferro, nulla da fare, forse era meglio cercare il canestro per Boffelli, ha preferito cercare la tripla per Mastrangelo che aveva dimostrato fin qui di avere la mano calda. Pallone di Salamina, allarga per il tiro che non porta frutti, Osmadescu libera per Ricciotti e qui Mastrangelo deve solo schiacciare dentro. Ancora Mastrangelo, 26-30, a meno 4 Scauri che vuole impattare prima dei 2.46 che mancano a riposo lungo. Pronta la carta Merella, ovviamente per dare ossigeno a Ricciotti mentre arriva il fallo di Boffelli. Fallo di Santiago Boffelli, primo fallo per lui. Entra Merella. Fuori Mastrangelo. Fuori Angelini, dentro La Gioia. Si alza la paletta numero 2 per Boffelli. E allora, per fare chiarezza, Bianchi dice venite tutti qui, prendiamoci un minuto di tempo per riflettere insieme, per capire cosa fare, anche perché Scauri ha imboccato una buona inerzia. 10 punti in questo quarto per Scauri, 12 almeno per il momento per Teramo.
che comunque è avanti per questo mini bilancio. Guardato coach Fabbri, che vuole movimento dei suoi, aveva trovato punti con Mastrangelo, ma alla fine è stato costretto a chiamarlo in panchina per respirare un po', riprendere carica, riprendere ossigeno e più carico di prima. Si torna in campo allora, Antonietti, Merella, Ricciotti, Osmatescu e Boffelli, questi giocatori chiamati da Fabbri in campo. Ricciotti porta a passeggio il pallone, Boffelli dai e vai, prova a prendere largo, poi Ricciotti in solitaria, libera Antonietti al tiro, solo ferro per lui, poi tranquillamente Papa può liberare Tessitore dall'altra parte, costo costo in solitaria, Ricciotti ruba il pallone, buona la scelta del capitano, grande giocata la sua. Sarà Tessitore a giocare, 18 secondi a disposizione, va Tessitore per l'appoggio su Salamina, ancora Tessitore chiama il pallone, si propone sotto Tommasello, ma il tiro arriva dalla Gioia, solo ferro, poi Ricciotti si prende il rimbalzo, può ripartire proprio il numero 5 di Casascauri, allarga Memmerella, iniziativa solitaria, poi taglia il campo per Ricciotti, Osmarescu, sciabolata a cercare Merella che va al tiro, solo ferro, nulla da fare, 1.44 a giocare, 26.30, non arrivano canestri al momento, Salamina, pallone appoggiato su Papa, sfugge via Salamina, azione in solitaria, poi appoggia sulla Gioia, il tiro solo ferro, poi ripartito lo Scauri con Merella, Ricciotti ancora su Merella, nulla da fare, Merella preferisce ragionare, allora pallone che torna su di lui, Boffelli si presenta sul tiro da tre, solo ferro, poi Boffelli a recuperare la sfera, si accontenta comunque di un pallone fuori, anche perché non c'era più nulla da fare, 1-10, 26-30. Non è contento dell'approccio di Merella coach Fabbri, si spiega adesso col suo numero 12, pallone lasciato per Ricciotti, va al tiro Scauri con Antonietti che trova due punti, salto canestro, minuto bucato, allora 28-30 Teramo, possesso di palla, vediamo se Scauri riesce a impattare, Merella prova a non lasciare ossigeno a Salamina, ancora Merella, blocco di Tommasello, costringe Osmarescu a uscire, si è liberato Papa, il tiro da lunga distanza, solo ferro, Merella aggancia il pallone, Boffelli, bello il Luluk, penetrazione di Boffelli, scarica per Ricciotti, tutto chiuso Ricciotti, l'appoggio sotto per Antonietti, l'arbitro dice di no, perché è stato più di 3 secondi sotto la campana Dante Ricciotti, ha ragionato troppo il capitano scaurese, era arrivato il canestro, 31 secondi, poco più di un'azione a disposizione, vedremo se scaricherà il cronometro Teramo. Poi gestire la Salamina. Merella prova a togliere l'ossigeno sotto per Tessitore che allunga allora il divario a più 4 adesso. 28-32. Si era partiti dal 16-18. Scauri paga due punti in questo quarto. Merella per Antonietti, bisogna tirare, Boffelli penetrazione sotto per Ricciotti che riporta due punti il divario e dice che si può tornare negli spogliatoi perché praticamente manca meno di un secondo, viene chiamato Ricciotti dal direttore di gara. Pallone va lasciato a terra, questa è stata la spiegazione del direttore di gara, si sono fatti prendere dall'entusiasmo forse dei giocatori dello Scauri, va lasciato a terra la sfera dopo il canestro,
Pallone giocato e Tommasello può solo fermarlo perché praticamente non c'è più tempo. 30-32, due squadre praticamente che si stanno inseguendo una con l'altra, ma praticamente è da un bel po' che Teramo è avanti. Può tornare in campo, si comincia con le ostilità per questo terzo quarto, praticamente meno di un minuto. Vogliamo ricordare che il Basket Scauri ha organizzato insieme al Centro Anziani una serata conviviale appena dopo questa gara nella terza struttura adiacente, il Pala Borrelli. Ovviamente si parla di Amatriciana e il ricavato già sapete tutti dove andrà. Una bella iniziativa quella della società scaurese, perché no, è un motivo in più per rimanere al palazzetto insieme dopo la gara a parlare di quello che è stato il risultato. Si fanno sentire i tifosi mentre entrano già in campo i giocatori del Teramo. Tommasello, poi il numero 9 Salamina, 11 La Gioia, 35 Tessitore e 3 Papa, 18 Boffelli, Osmatescu, Antonietti e Mastrangelo. Questi 10 in campo. Pallone che sarà ovviamente per Teramo, giocato per Salamina. Va il playmaker di Coach Bianchi. Papa sotto per Tessitore che si libera bene di Mastrangelo, incassa subito due punti Teramo, praticamente meno di 10 secondi. Subito partita allora Mastrangelo in gestione di palla, porta il pallone, lo appoggia su Ricciotti. Antonietti lo appoggia a sua volta su Mastrangelo. Antonietti si sbaccia, Smadesco in mezzo, tutto fermo. Smadesco non riesce il Moldavo a trovare la via del canestro. Può ripartire allora Teramo con Tessitore. Di esperienza Tommasello esce in mezzo a un mucchio di uomini, mette dentro il pallone. 4-0 potremmo dire così in questo mini break. Osmadescu cercare Mastraggio, ancora Ricciotti sotto per il proprio pivot. Appoggio, l'arbitro blocca tutto perché ha visto fallo di passi per Osmatescu. Pallone è battuto per Salamina. Passeggio la sfera, numero 9. Si apre un bel varco, poi Tessitore cerca la tripla. Doveva fare, il pallone precipita per Antonietti. Mastrangelo in avanti. L'appoggio vale il canestro, voleva il fallo da parte del Tessitore, nulla da fare per lui. Può ripartire allora Scauri, 32-36 quando mancano 8-31. Salamina, l'appoggio per Papa, si torna però dal numero 9, poi Tessitore alle prese con Mastrangelo, si gira bene sotto per Tommasello, tutto chiuso. Boffelli si trova il pallone alle braccia, torna da dietro Papa, mette la freccia, gli ruba la sfera, può ripartire Salamina. L'appoggio per Papa, ancora Salamina. Esce Smadescu, nulla da fare per lui. Ci mette un piede Antonietti. Tessitore. Lascia poi l'incombenza a Salamina. Sarà lui a giocare. Pallone per Tessitore, il tiro non a fare, solo Ferro. Può ripartire allora Boffelli. Pallone gestito per lui, poi Ricciotti. Passeggio alla sfera, si propone Boffelli.
che ha tagliato praticamente tutto il campo. Il tiro di Boffelli, solo Ferro, Mastrangelo sotto, si prende il pallone, non trova il punto, trova il fallo però da parte di Tommasello. Secondo fallo per Tommasello. Pronto Gaeta, anzi terzo fallo per Tommasello, si alza la paletta numero 3. Pronto ad entrare anche Marcus, fuori Osmatescu. Ovviamente il coach Fabri approfitta del riposo di Tommasello per far riposare anche Osmatescu. Primo tiro, pallone dentro per Mastrangelo. Seconda possibile allora per il numero 10. Solo Ferro, pallone spedito al mittente. 33-36, 3 punti di distacco a 7-31. Antonietti, l'appoggio per Ricciotti. Prova Ricciotti, prova la penetrazione in solitaria. Deve tirare solo Ferro, poi Marcus si perde la sfera e la ruba Papa. Allora può ripartire con calma Salamina. Tessitore, possesso di palla, l'appoggio poi sulla Gioia, sotto a cercare Gaeta, gli ruba il pallone Mastrangelo, buona l'azione, può ripartire Ricciotti. Ora Mastrangelo si presenta al cospetto di Tessitore, dopodiché torna sui propri passi giocandola su Ricciotti. Blocco di Marcus, Ricciotti si perde per un attimo la sfera, sfera che non trova padroni. Alla fine arriva per Mastrangelo che cerca la tripla dentro. Si arrabbia la panchina del Teramo, aggancia a Scauri il pareggio, 36 pari. Pallone giocando su Gaeta, può ripartire in gestione il numero 9 Salamina. Si fa sentire il pubblico del Pallaborrelli mentre Salamina prova ad ammutolire. Il solo Ferro, pallone recuperato da Papa. Gaeta dietro per Tessitore, appoggio su Salamina, la Gioia, terzo tempo, solo Ferro, Antonietti, può ripartire Ricciotti, taglia il campo, sciabolata per lui Boffelli, si perde il pallone, commette passi però Boffelli. Time out, allora tutti in panca, 36 pari, questo è il responso del tabellone quando siamo arrivati praticamente a 5.53 alla sirena del terzo quarto. Bianchi si fa sentire dai suoi, un po' fermi, hanno messo solo 4 punti i giocatori del Teramo che comunque sembravano poter tenere sulle corde Scauri visto la pilla iniziale, 2 canestri consecutivi, 4 punti praticamente. Appena iniziata la gara, neanche 10 secondi per arrivare al canestro sul primo pallone. Dopodiché solo Scauri che ha risalito la china da 30 a 36. Si torna a giocare. Torna a giocare, Boffelli si attarda con coach Fabri. Sarà Salamina a mettere in gioco il pallone. Tessitore, appoggio su Salamina, porta a passeggio il pallone al cospetto di Ricciotti, poi l'appoggio a cercare il neo entrato in campo, il numero 18, anzi no, il numero 10, scusate, Lucarelli. Tessitore cerca la tripla, Tessitore servita per lui, scaraventa 39, la squadra ospite 5-25. Pallone per Antonietti, lo raffredda per Marcus, poi Boffelli. Antonietti ha il problema di smistare la sfera, trova per fortuna Ricciotti sul pallone, Marcus dalla lunga distanza, solo Ferro, tagliato fuori Antonietti, doveva fare per Scauri, può ripartire allora Salamina.
Tessitore per un attimo non aggancia il pallone. Lucarelli ancora Salamina, macchinoso adesso il Teramo nella gestione della sfera, incombenza a Salamina di impostare, allora anzi Tessitore cerca l'azione in solitaria, trova lui altri due punti, 5 in questo mini break. Mal che va, data la Salamina, questo dovrebbe essere uno schema del Teramo, perché anzi datela a Tessitore, perché è uno che dal nulla ti inventa un'azione. Marcus Ricciotti per Mastrangelo, sfrutta il blocco, il tiro solo ferro, Marcus si prende il rimbalzo dietro per Mastrangelo, si può rimpostare per Scauri, ancora Ricciotti, tutto chiuso, il tiro di Ricciotti è quasi un autopassaggio, Mastrangelo va al tiro forzato ma nulla da fare, solo ferro, l'arbitro blocca. Passato troppo tempo per Scauri, anche se quello di Ricciotti era quasi un tiro, non ha trovato comunque il ferro. 36-41, time out, tutti in panca praticamente dal 36 pari. Ci ha pensato Tessitore a scacciare via lo Scauri. Scorrono i minuti, 4 da giocare. Però Scauri che non riesce ad essere padrone del tabellone. Si fa sentire coach Fabri dai suoi. Vengono richiamate le due formazioni, ci sarà un cambio per Teramo. Rientra Papa, rientra Lucarelli, dentro anche il numero 16, si tratta di Angelini, Tessitore e Gaeta. Rimane fuori Salamina praticamente. Boffelli, Marcus, Ricciotti, Antonietti e Mastrangelo per Scauri invece. Angelini nasconde il pallone Papa, poi Lucarelli, numero 10, nasconde anche lui il pallone per Tessitore, azione in solitaria, il gancio all'indietro, il tiro da lunga distanza che frutta altri 3 punti ad Angelini. Ricciotti chiama lo schema, si libera Marcus, arriva Boffelli a prendersi il pallone, l'appoggio a cercare Mastrangelo, ancora Boffelli cerca la lunga distanza, solo ferro, nulla da fare per Boffelli che sembra non avere la mano calda dopo un inizio gara che sembrava dei più promettenti. A onore del vero bisogna anche dire che non ha trovato tiri pulitissimi fin qui Boffelli. Fuori Ricciotti, dentro Merella, anzi no, ci ripensa, fuori Boffelli, dentro Merella, ci ripensa Coach Fabri. 36-44, Angelini si perde per un attimo il pallone, l'appoggio poi a cercare Papa che scappa via, commette fallo su lui, il numero 15 Antonietti, secondo fallo dovrebbe essere per Antonietti, mentre è pronto ad entrare la gioia. Dovrà prendere il posto di Papa. Solo ferro per Papa nel primo tiro, a disposizione seconda possibilità. Secondo tiro dentro il pallone questa volta, arriva il cambio, allora la gioia per Papa. 36-45 più 9 Teramo. Ricciotti porta a passeggio la sfera, Mastrangelo si prende il pallone, Marcus, Ricciotti, ancora Merella, Marcus vola, terzo tempo per lui, 2 punti per Scauri, 38-45.
pallone appoggiato su Tessitore. Gioia in mezzo per Gaeta. Merella si impadronisce del pallone, poi fa correre Mastrangelo, il gancio a cercare Antonietti che appoggia dentro, non trova il fallo. Due canestri consecutivi, 40-45, ancora avanti Teramo però. Angelini, Lucarelli, passaggio per la Gioia, poi Tessitore prova a prendersi un'altra tripla, ci riesce. Potrebbe tirare da casa Tessitore, la metterebbe comunque dentro oggi. È in palla il numero 35 di Teramo. Appoggio di Mastrangelo per Antonietti. Ancora Mastrangelo prova a prendersi il tiro libero praticamente, non trova nemmeno la retina. Sarà Tessitore a giocare la sfera. Messa in movimento per Angelini, si torna sull'asse per Tessitore, l'appoggio su Angelini. Angelini chiama il movimento per poco, Mastrangelo ruba il pallone, ultimo tocco però suo. Lucarelli per Tessitore, va a dubbiacare Ricciotti, si prende il tiro Tessitore dentro, prestazione maiuscola per Tessitore. Sfera gestita da Scauri, 40-50 praticamente dopo due canestri di Scauri. Tessitore rimanda a meno 10 la squadra di Coach Fabbri. Merella prova ad incuniarsi, nulla da fare. Pallone che non trova, alla fine Gaeta lo tocca fuori. Bianchi chiede subito un cambio dentro Salamina, fuori Tessitore che esce tra gli applausi della prima panca perché veramente è stato protagonista fin qui. Merella, Tessitore che ha problemi adesso, si fa medicare a un ginocchio. Mentre si perde il pallone Scauri, può ripartire allora Salamina e compagni. Massaggi per Tessitore a un polpaccio. Per poco Mastrangelo ruba la sfera. Un look per Lucarelli, poi Salamina cerca la tripla. Altri tre punti, meno 13 Scauri. Arrabbiatissimo coach Fabbri per i suoi che, nonostante abbiano approcciato un paio di volte, non sono riusciti mai a mettere il muso avanti a questo Teramo che è avanti dal primo quarto. Passaggio è quello di Antonietti, può ripartire in solitaria Antonietti e qui commette sfondo, anzi no, fallo più canestro. Buona azione di Antonietti, aveva cercato lo sfondo la Gioia che invece si prende il fallo. Secondo fallo e tiro supplementare per Antonietti. -43, almeno la possibilità di portare sul meno 10 Scauri Antonietti. Tanto Bianchi non trovava Tessitore che era lì seduto sulle scale a riprendersi. Fuori Lucarelli, dentro di nuovo Tessitore chiamato a fare quasi gli straordinari. Ma Teramo sente la mancanza del proprio numero 35 nel momento in cui va in panca a rifiatare. Pallone dentro per Antonietti, 43-53, 6 secondi. Tessitore va al tiro, questa volta forse ha chiesto troppo, rimane a terra Tessitore. Rimane a terra Tessitore.
2 centesimi di secondo, questo manca alla sirena, si rialza il tessitore. Non dovrebbe essere comunque nulla di grave per il numero 35, che forse ha pagato il ritorno in campo così velocemente. Esce il tessitore, entra in campo il numero 8 Nolli, esordio per lui. Nolli guardia, fin qui non lo aveva scelto Bianchi dal mazzo delle proprie disponibilità. Il tiro sotto, Antonietti non aggancia, la sfera è fuori, quasi rugbistico il passaggio. Il pallone veramente si trasforma in azione d'attacco per la squadra ospite. Conciliabolo tra tecnici, arbitri, tavolo e giocatori. Va già a disporre i suoi coach Fabbri. Pronto ad entrare anche Osmatescu. Tanto siamo a zero. Fuori Merella, dentro Osmatescu. Chiamati due coach. L'arbitro va a segnalare che ci saranno due secondi, due centesimi di secondo. Pallone per Salamina, pallone a cercare il canestro, Ricciotti la tocca. Fischiano i due arbitri, allora termina qui 43 a 53 il terzo quarto. Ultimo quarto, quello della verità. Scauri lo inizia con 10 punti di distacco da quella che è la situazione di Teramo. 43-53 con Ricciotti in possesso di palla. Appoggio per Antonietti, la palla girata su Marcus, poi Mastrangelo. Ancora a cercare Antonietti che si perde per un attimo il pallone. Frana fuori. La gioia, nulla da fare, non riesce a tenere il pallone giocabile. È rientrato anche Tommasello per la squadra ospite. Pallone appoggiato su Antonietti, Ricciotti, Mastrangelo fuori a cercare Merella che non trova il canestro. Rimane alto Merella ad attaccare proprio Salamina. Un appoggiato sulla gioia. Angelini, arriva a rimorchio Salamina, si prende lui il pallone. 4 secondi per tirare, Salamina appoggia fuori per Nolli. Il tiro solo ferro. Pallone che torna in possesso di Scauri. Ricciotti impatta. Nulla segnale secondo il direttore di gara. Ancora Ricciotti. L'appoggio a cercare Mastrangelo. Va Mastrangelo, si incunia, trova il fallo. Vediamo se Di Nolli o Tommasella. Tommasello, credo. No, no, Nolli. Dentro Boffelli. Questa è la scelta di coach Fabbri. Uscirà Ricciotti. Allora Merella si prende l'incompensa della battuta. Guarda, 53 che non cambiano al momento sul tabellone.
Allora, l'arbitro blocca tutto perché è stato visto un fallo. È vero. Siccome era al tiro, Mastrangelo avrà due libere a disposizione. Il fallo di Nolli era sul tiratore praticamente. Potrà Mastrangelo andare a tirare il secondo libero a disposizione. 2 su 2 per lui. 44-53, Mastrangelo mette in cascina due punti. 45-53. Proprio lui a marcare alto Salamina, arriva il raddoppio di Merella. L'appoggio su Tommasello. Da quest'altra parte per Tessitore. Prova a prendere un varco Tessitore, appoggia fuori per Salamina, forse passi, l'arbitro lascia continuare. Il tiro rimane in canna. Boffelli può ripartire. L'appoggio a cercare Mastrangelo, cerca la tripla, solo Ferro. Antonietti si prende lui il pallone. Applausi che scrosciano per Scauri, che ce la sta mettendo tutta. Boffelli, Antonietti, Mastrangelo cerca di incugnarsi, si perde il pallone. Può ripartire allora Salamina. Appoggio per la Gioia. Però la Gioia su Tessitore, passi per lui. Ci sarà il cambio. Qui si lamenta Tessitore per i passi. Dentro Papa, fuori la Gioia. Il cambio di Bianchi. Pallone per Scauri, Merella, il tiro di Boffelli, pallone non è accettato dal canestro, si va dall'altra parte per Angelini, Tessitore, pronto Lombardo a rientrare, mentre Mastrangelo si prende il pallone, lo appoggia comodo dentro, 47 Scauri, Mastrangelo ancora protagonista, 53 la squadra ospite. Salamina cerca un varco, apertura panoramica che porta al tiro da tre, nulla da fare però, Papa si prende il pallone, Tessitore, Merella prova a sradicare la sfera, forse un piede non reclamato dal direttore di gara, palla fuori, ultimo tocco Scaurese, va bene dice Coccia Fabbri ai suoi giocatori. Arriva il cambio, dentro la Gioia, fuori Salamina. Rimarrà come play allora Angelini per Teramo. ...14 secondi per Tessitore e compagni. Merella prende l'ascensore, Marcus non riesce a imbeccare proprio numero 12 che era partito veloce, proprio lui a impostare, va Merella, l'appoggio questa volta e prende di Papa che può solo marciare e mettere dentro il pallone, nulla da fare per Scauri. Merella passeggia il pallone, Narairi per Scauri, quel passaggio, Merella, piazzamento per Mastrangelo, torna indietro ancora Merella, bisogna tirare, allora lo fa lui, solo Ferro però sotto, non ci sono rimbalzi utili per le maglie bianche. La Gioia, 6 minuti, pronto Osmatescu ad entrare, Angelini, Papa sotto per Tommasello, tutto chiuso e l'arbitro ha visto un fallo da parte di Boffelli, un po' di dubbi. Boffelli, terzo fallo personale, chiama il time out Coccio Fabbri, tutti in panca allora mentre si alza la paletta al numero 1. Strano perché Marcus e Boffelli sono entrambi a quota falli,
Mancano le bocche di fuoco, non arrivano i punti per Scauri. 47-55, 5-56. È uno Scauri che non sta trovando con costanza la linea del canestro e soprattutto non trova rimbalzi offensivi. Si va a far sentire dai suoi coach Enrico Fabbri. Sembrava dover entrare Lombardo, invece ha rimesso la canotta Mastrangelo, Boffelli, Osmatescu, Antonietti e Merella. La gioia Tessitore, Papa, Angelini e Tommasello. Questi giocatori in campo per la squadra ospite. 5-56 da giocare. Tommasello le prese con Osmatescu. Pallone furbamente recuperato da Osmatescu. Con Tommasella che praticamente cercava il tocco di Osmatescu. Boffelli, solo ferro. Merella. Passaggio no look per Boffelli. Fuori a cercare Antonietti, il tiro nulla a fare, non trova il ferro. Può ripartire il Teramo. Aggressivo già dall'altra parte con Tessitore che si prepara a cercare il tiro da tre. Che è solamente un assegno in bianco in questo frangente, perché Tessitore è più che mai in palla. Merella pronto ad entrare, Lombardo pronto ad entrare anche Ricciotti, con Scauri che non va a canestro ormai da un bel po'. L'ultimo a farlo è stato proprio Mastrangelo, che va adesso al tiro, trova lui la tripla e tiene acceso le speranze di Scauri. 50-58. Angelini porta a passeggio il pallone, poi appoggia sulla gioia, arriva a Tessitore di Cancariera. Dobbiamo dire la verità, Antonietti non è riuscito a prendere le misure al numero 35 quest'oggi. Angelini ancora 3 punti, 3 su 3 si risponde praticamente in questo frangente. Merella su Mastrangelo, lascia poi il pallone di ritorno. Antonietti, Boffelli. L'appoggio su Antonietti, c'è fallo su di lui da parte di Papa. Secondo fallo personale, il numero 3. Era al tiro Antonietti, quindi potrà cercare pronti i cambi. Fuori Merella, fuori Osmatescu per Ricciotti e Lombardo. Tiro di Antonietti, balla, alla fine si insacca. Seconda possibilità per lui. Dentro il 2 su 2, 52-61. Scauri però è ancora sotto di 9. Il pallone ce l'ha Tessitore, che sbilancia Lombardo. Pallone sotto per Tommasello, il tiro dentro la sfera. Ricciotti, possesso di palla, 52-63, meno di 4 minuti. Mastrangelo può cercare il corridoio, dopodiché preferisce di tornare indietro su Ricciotti, è libero Boffelli. Ha preso con Tessitore, poi Mastrangelo cerca il tiro, solo ferro questa volta. Pallone che non è un rimbalzo fortunato per Scauri. Lombardo in mezzo al traffico di maglie rosse, non riesce a prendere in consegna Tessitore. Esce poi Antonietti, Tessitore il gancio a cercare Tommasello. Tommasello prova a prendersi aria sotto al canestro, tecnico di Tommasello, commette fallo, quarto fallo personale di Tommasello.
quarto fallo per Tommasello vicino alla zona rossa. E allora un libero a disposizione di Boffelli per cercare almeno di risalire la china, tornare sul meno 10. Nulla è scontato nel basket, ma a 3-19 siamo sotto di 10 per Scauri. Primo tiro di Boffelli, nulla da fare per lui. Pallone che va al lato allora. Nulla da fare, applausi però per Boffelli. Pallone per Mastrangelo. 18 per Lombardo. Antonietti fuori a cercare ancora Mastrangelo. 18 appoggia proprio su Mastrangelo, penetrazione, tiro che però non frutta punti, si è infortunato Mastrangelo. Infortunio per Mastrangelo, una botta per lui lì dove c'era già il tutore. Crampi, forse Crampi, ma si va a tirare, arriva anche il dottor Monti ad aiutare Mastrangelo. Sarebbe un bel problema per Scauri, che comunque ha proprio il Mastrangelo il migliore in campo. ...52-63... ...2-54... E fermo Mastrangelo mentre è pronto ad entrare in campo Merella, praticamente subito il cambio per Scauri. ...2-54... esiguo il tempo a disposizione della squadra scaurese. Si è alzato degli applausi Mastrangelo, claudicante, però sembra non essere proprio al 100%, ma neanche di aver subito gravi danni, almeno a una prima occhiata, dobbiamo dirlo. Time out, ci mancava per le due squadre. Si torna in panca anche perché coach Fabri ha da organizzare gli schemi visto il cambio obbligato, e Bianchi comunque si farà sentire dai suoi per evitare il ritorno di fiamma da parte degli scauresi. 52-63, è un Teramo che può mettere la freccia allora. È stata una piazza blasonata nel passato Teramo, ha calcato anche campi di Serie A. La scorsa giornata sconfitta casalinga contro una squadra ambiziosa come il Palestrina, e comunque nell'ultimo quarto. Fatto sta che la squadra in maglia biancorossa si è presentata corsara qui a Scauri, complice anche l'ottima giornata di Tessitore, uno di quei giocatori da tenere d'occhio in questo girone di Serie B. La gioia proprio per Tessitore. Pallone per Papa, ancora Tessitore, non trova una guardia, poi la gioia, il tiro fuori sotto canestro. Papa per un attimo si prende il rimbalzo, poi Tommasello, serie di batti ribatti, la pallone però ancora rosso. Angelini taglia, poi può ripartire Lombardo, taglia verso Boffelli, il tiro di Boffelli è una bella tripla che tiene attaccato lo Scauri alla partita, visto che siamo sul 55-63. Papa raffredda il pallone, Tommasello appoggia per il proprio numero 16 Angelini. Papa, penetrazione, tutto chiuso, preferisce tagliare sotto il Tommasello che manda a farfalle Antonetti.
Può ripartire allora Ricciotti e compagni a 1.50, meno 10 ancora, 55-65. Bianchi chiama il time out. Merella, il tiro solo ferro per l'ex nazionale giovanile. Tessitore avanti per Papa, ripreso con Boffelli. La gioia ancora Tessitore, nasconde il pallone a Lombardo, il gancio è preda di Ricciotti, subito quest'altra parte per Boffelli. Boffelli cerca la tripla, dentro il pallone per lui. Time out di Bianchi, si va in panca. 58 Scauri, 65 Teramo, che comunque è avanti. Ne ha messi dentro 15 Scauri in questo quarto, ne ha messi dentro 15 ugual modo Teramo. Rimane però invariato il distacco di più 10 praticamente del primo quarto. Vanno i due direttori di gara ad attendere il time out. 70 secondi alla chiusura delle ostilità. Sembra difficile che lo Scauri possa mandare all'overtime questo Teramo. Si torna in campo. Pallone da giocare per Teramo che rimane in fase di attacco. Pallone appoggiato su Angelini. La penetrazione di Angelini, si perde il pallone, commette fallo a Boffelli. Un po' al limite questa decisione, fatto sta che viene segnalato fallo, il numero 2 per Boffelli. Un minuto e 0,5 da giocare, Tessitore appoggia su Papa, nasconde il pallone il numero 3, poi si gioca sul perimetro Tommasello e qui commette fallo Lombardo, entrando scomposto su Tommasello. Due liberi per Tommasello, che ha così la possibilità di arrotondare il proprio bottino, far salire a 67 la propria squadra. Tommasello dentro il pallone, Tommasello fuori proprio lui, dentro Salamina. 56 secondi, meno 9 per lo Scauri. Riparte Ricciotti. Dai, vai con Antonietti, il tiro di Ricciotti. Solo ferro, pallone di torno proprio al playmaker. C'è il problema di smistare la palla, poi il gancio sotto e frutta due punti. 60-67. Riparte Papa. Salamina porta lui a passeggio, poi Angelini. Angelini prova a superare Boffelli, serie di scontri quasi al limite, appoggia dentro Papa, adesso è solo a rotondare perché mancano meno di 15 secondi. Lombardo, Merella cerca la via del canestro, l'appoggio fuori per Boffelli, il tiro, tre punti e azione da 4 perché commette fallo La Gioia. Fallo di La Gioia, quindi potrà crearsi un'azione da 4 punti potenziali. 3 ne ha già messi in cascina Boffelli, quando però mancano 6 secondi.
tiro di Boffelli, vale il 64-69, tutti in panca, perché per 6 secondi bisogna organizzare un'azione. Scauri potrebbe cercare addirittura il tiro della disperazione, ma 64-69, sono 5 punti. Difficilissima nell'economia di una gara cercare un'impresa del genere. 6 secondi, vediamo come giocherà la sfera il coach Bianchi, anche perché il pallone al ritorno delle operazioni lo avrà la squadra ospite del Teramo, che cercherà in tutti i modi di scaricare il cronometro, e mentre per Scauri probabilmente c'era la caccia all'uomo, a meno che non si accontenti la squadra di coach Fabbri, che da quante ne so io non è uno che si accontenta, anzi è uno che cerca il tutto e per tutto. Salamina, appoggio sulla gioia, Salamina, e qui Osmadescu praticamente blocca, potremmo anche dire placca, Salamina spende il suo fallo. La gioia per Salamina, e qui Angelini va a volare, non riesce a insaccare, ma termina qui la gara 64-69. Scauri impatta nella prima casalinga contro un organizzatissimo Teramo che, guidato da Tessitore, ha dato veramente spettacolo puro. Complimenti al Teramo, io ringrazio Nicola Dell'Anno e Tiziana Palombi che hanno seguito per noi questa gara, e Giuseppe Covano vi rimanda sul parquet per le interviste ai protagonisti. Coach Bianchi, complimenti al suo Teramo, si è imposto nel gioco e ha portato a casa la posta. Sì, è una partita che vale doppio, perché Scauri è un'ottima squadra e credo che qui in questo campo vinceranno in pochi. Noi avevamo il rammarico della prima partita dove abbiamo tenuto testa a una tra le più forti di questo campionato e abbiamo rimesso a posto la media. Abbiamo avuto una bruttissima partenza, però poi c'è stata una ottima reazione dal punto di vista emotivo e tecnico, abbiamo ripreso in mano la partita, però devo dire, io non, di singoli preferisco non parlare mai, è sempre la squadra che vince, ma oggi se non avessimo avuto Gennaro Tessitore capace di risolvere tutte le situazioni complicate in attacco, probabilmente non l'avremmo raccontata, quindi faccio un'eccezione e volentieri faccio i complimenti a uno in particolare, a tutti i miei giocatori, ma uno in particolare. L'abbiamo sottolineato anche in cronaca, anche perché Tessitore ha dimostrato la propria stoffa. Prossima gara arriva Patti da voi e c'è bisogno di confermare le buone giocate di oggi. Sì, noi una in casa l'abbiamo già persa, quindi non vogliamo concedere altri punti in casa. Siamo una matricola, siamo nuovi di questo campionato, io no purtroppo perché sono al mio 26esimo campionato, però Teramo è tornata a livelli importanti dopo qualche anno di silenzio, quindi c'è molto entusiasmo e noi vogliamo annaffiare questo entusiasmo come si annaffia una piantina per farla crescere. Mi ha parlato di campionato, allora come sono le impressioni di questo girone? Beh, direi tre squadre, forse quattro, al di sopra di tutti, cioè Palestrina, Valmontone, Cassino e Patti, e poi grandissimo equilibrio, grandissima difficoltà secondo me a vincere fuori casa, e quindi questa vittoria di oggi, proprio alla luce di quello che sto dicendo, assume grandissimo valore. Se mi permetti voglio dire una cosa, è bello giocare qui perché è un impianto accogliente, caldo, con un pubblico che
Sì, ogni tanto va sopra le righe, però sono anche simpatici, devo dire. E giocare qui è un piacere, veramente. Coach Fabbri sconfitto da un Teramo che è stato organizzatissimo e soprattutto ha trovato un tessitore sopra le righe. Sì, però noi abbiamo sbagliato tanto. Fa male perché la sconfitta in casa fa male, la prima volevamo fa bene. Io per primo, in questi casi allenatore non si deve mai togliere dalle responsabilità. Io l'ho detto già una volta, la mia squadra non farà più di queste figure di merda, la mia squadra non si presenterà più in campo a fare queste cose qui. Non siamo questi, abbiamo sbagliato tanto, tutto direi, perché non puoi stare 10 minuti in Serie B senza segnare. Con una squadra come questa, io l'avevo detto, loro sono una squadra esperta, se iniziano ad andare in moto loro ti portano a giro, e così è stato. Purtroppo abbiamo fatto l'opposto della partita che abbiamo fatto a Viterbo, dove noi dalle nostre certezze, dalle nostre consapevolezze di fare certe cose ci siamo costruiti il mattoncino per portare la vittoria. Qui invece abbiamo piano piano ceduto e 10 minuti senza segnare, con loro prendi il black, lo riagguanti, però non puoi riprendere ancora break in questa maniera. L'errore c'è stato da parte di tutti, dobbiamo lavorare, dobbiamo ripartire, cioè il campionato è lungo, non ci dobbiamo buttare giù per una sconfitta che fa malissimo, e fa veramente male una partita in casa, che è la prima, dove tutti i giocatori, io, lo staff, la società voleva far bene e ha dato una delusione. Purtroppo il basket è anche questo, di delusioni dobbiamo rinascere, dalle cose negative dobbiamo ricostruire, perché se no buttiamo via tutto che l'abbiamo fatto di buono fino adesso. Quindi ricostruiamo, ripartiamo, lavoriamo tutta la settimana, ci sono due partite importanti, una fuori casa e una partita tosta a un Valmontone, ci daranno le risposte che dobbiamo dare, se siamo quelli di Viterbo o siamo quelli di oggi. Non c'è l'appello o il forse, c'è solo che la mia squadra una partita sì non la farà più.